L'operazione antidroga condotta dalla squadra mobile di Pesaro in collaborazione con i commissariati di Fano e Urbino hanno arrestato un cittadino albanese, 38enne incensurato per detenzione a fini di spaccio di circa 600 grammi di cocaina recuperata e sequestrata. Dalle indagini è emerso che il 38enne residente a Fano da tempo gestiva un ampio giro nel quartiere di San Lazzaro, diventato il punto di riferimento per numerosi consumatori di cocaina, attratti dall'elevata qualità della sostanza che smerciava, ma anche per altri spacciatori di livello inferiore che poi tagliavano e suddividevano ulteriormente la droga ricevuta per ricavarne il maggior numero di dosi possibili. La perquisizione all'interno dell'abitazione dello spacciatore ha portato alla luce ulteriori 600 grammi della sostanza dello stupefacente, suddivisa in vari involucri posizionati in un armadio nella cantina oltre alla bilancia di precisione, per un valore commerciale che si aggira intorno ai 100.000 euro. Che non solo interessavano la città di Fano, ma si estendevano un po' in tutta la Valle del Metauro, quindi un bacino notevole, di utenza notevole. Da lì tutta l'attività investigativa si è congiunta con quella operata anche dal commissariato di Urbino, che analogamente procedeva per una serie di movimenti in città come Fossombrone, Acqualagna, Fermignano e la stessa Urbino. Le attività come di norma proseguono, non si ferma mai comunque la nostra attività di prevenzione e repressione per lo spaccio di sostanze stupefacenti in tutta la provincia di Pesaro Urbino. L'uomo è stato tratto in arresto nei pressi dell'abitazione, bloccato dalla mobile, mentre era in sella la sua bicicletta in direzione del centro città, trovandogli addosso due involucri contenenti ognuno 5 grammi di cocaina pronti per la vendita. Emessa la custodia cautelare in carcere presso la casa circondariale di Villa Fastigi a disposizione dell'autorità giudiziaria.